Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Quest'oggi partecipo al concorso del punto di salvataggio per i loro 1000 iscritti, a cui faccio i complimenti. Quest'oggi ho deciso di recensire un gioco uscito da poco, cioè L.A. Noire. L.A. Noire, questo titolo della Rockstar, uscito il 20 maggio 2011 per PlayStation 3 e Xbox 360, non è ancora previsto una versione PC, staremo a vedere. Il gioco è uscito in due versioni, questa base che ho io e quella comprendente delle diapositive più un codice per scaricare il primo DLC. Tutto questo se il gioco veniva prenotato da GameStop. Io non l'ho fatto, quindi ho la versione standard. Partiamo un po' con la trama di L.A. Noire. In L.A. Noire, il giocatore interpreterà la carriera di Cole Phelps, che è questo ispettore che c'è in copertina, la carriera di questo poliziotto partendo come poliziotto di strada, quindi in divisa, fino ad arrivare ad essere un vero e proprio investigatore, insomma, che lavora per l'LAPD, cioè il Los Angeles Police Department. Questo gioco, come dice il nome stesso, è ambientato a Los Angeles tra il 1945 e il 1947. Tra i fasti, gli splendori di Hollywood, la città, i palazzi, i quartieri americani, le macchine, il lusso, gli eccessi e tutto quello che comporta. La trama del gioco si articola attraverso i vari passaggi da una tipologia a un'altra di casi. Il nostro uomo, Cole Phelps, partirà come agente di strada, seguendo poi la carriera all'interno del traffico, poi nella omicidi, nella narcotici e infine nella sezione incendi dolosi. In ognuna di queste il nostro ispettore verrà in contatto con vari casi, verrà affiancato sempre da un personaggio, quindi un collega diverso, eccetera. I casi in tutto risultano essere una quantità discreta e ciò non fa altro che comportare una discreta longevità. Sempre parlando della trama, i vari casi, anche delle varie sezioni diverse, saranno in qualche modo intersecati tra loro e spesso magari si vedrà un personaggio che era apparso, non so, magari parecchi casi indietro, ritornare in auge perché magari è stato scagionato o perché magari in quel caso era innocente e verrà magari incriminato per un crimine successivo. Una trama che comporterà corruzione fino alle alte sfere della città, una trama veramente ben fatta, ricca di colpi di scena e nulla da dire su questo, veramente hanno fatto un buon lavoro, da notare che la trama è basata su reali casi avvenuti tra quegli anni proprio a Los Angeles. Attraverso la trama poi verremo a conoscenza anche un po' di più dell'introspezione psicologica del nostro personaggio. Anche se qui a volte la cosa vacilla, perché attraverso dei flashback noi magari potremo vedere quello che il nostro agente, che era un ex marine, ha compiuto durante la guerra, i suoi sbagli, le sue indecisioni, come è arrivato a far parte della polizia, eccetera, eccetera. I suoi vecchi colleghi, i suoi vecchi compagni che facevano il militare con lui, cosa sono diventati, eccetera, eccetera. Però, francamente, mi aspettavo qualcosina di più. Parliamo ora del gameplay. Il gameplay si divide in varie fasi. Alcune fasi sono molto simili a quelle di GTA 4, per esempio le fasi di guida e le fasi delle sparatorie pressoché identiche, anche se per le fasi di guida ho qualcosa da dire, nel senso che le fasi di guida mi sembrano un po' surreali per l'epoca. Non so, le macchine non avevano servosterzo e cose del genere, non so, magari solo sfiorando l'analogico le macchine curvano con una precisione millimetrica, insomma, non è possibile. E per quanto riguarda le fasi shooter, diciamo, non mi è garbato molto il fatto che le armi siano poche e non possono essere portate con noi, avremo solo la pistola d'ordinanza e basta, le altre le potremo raccogliere dai delinquenti morti. Per queste due fasi il gioco è molto simile a GTA 4, un qualsiasi GTA. Per quanto riguarda invece le fasi investigative, ecco il vero punto forte del gioco. Le fasi investigative si dividono a loro volta in tre sezioni. Veniamo chiamati dal nostro capo e mandati sul luogo di un crimine o di un delitto. Arriviamo con la macchina del nostro collega, cominciamo ad analizzare gli indizi che troveremo grazie a una vibrazione del controller. Quando ci avviciniamo sulla mappa a uno di questi indizi, premendo X, l'indizio
giudizio verrà magari raccolto, analizzato, potremmo girarlo con la nostra mano magari, e poi magari analizzandolo più nel dettaglio, ad esempio potrebbe, non so, aprire il libro o la Natale, scorrere le note e magari trovare nomi, indizi, luoghi, date, eccetera. Questo per più o meno tutti gli indizi. Poi si interrogheranno i testimoni, gli interrogatori verranno fatti in base a delle domande che avremo sul taccuino. Faremo le domande agli interrogati e a loro ogni risposta dovremo capire se dicono la verità, mentono oppure se abbiamo un dubbio. E in base a queste avremo più o meno informazioni sul caso e riusciremo ad incastrare prima il colpevole. Queste fasi sono piuttosto buone. L'ultima fase, diciamo, della fase investigativa è la ricerca del colpevole e l'interrogatorio finale nella centrale di polizia e incastrarlo con le prove che abbiamo raccolto in tutta l'indagine. Questa parte di gameplay, che è la più caratteristica del gioco, l'ho trovata molto piacevole e molto diversificata rispetto a tutto il resto dell'universo videoludico, e ciò non può far altro che essere soddisfacente. Ultimo punto di cui volevo parlare con voi è l'aspetto tecnico del gioco. E qui cominciano le magagne, perché francamente da un gioco della Rockstar uscito nel 2011 mi aspettavo molto di più, e vedremo il perché. La grafica, prima di tutto, la grafica è molto sottotono, vetusta e non adatta a un titolo del genere. Una grafica palesemente vecchia e presa, sembra una grafica di GTA San Andreas, un po' migliorata, non è quella di GTA 4, e si vede benissimo ad esempio dai modelli delle auto, che sono realizzati veramente male, da certi edifici, dai dettagli degli alberi, anche dagli stessi personaggi che, a parte i visi, per il quale è stato usato il motion scan, per valorizzare l'espressività facciale, infatti se dovremo capire se mente o no, il personaggio farà delle facce piuttosto strane, diciamo così, e quindi capiremo bene. Le facce, i visi sono sviluppati veramente bene, in maniera molto realistica, ma tutto il resto è da dimenticare completamente. Dagli abiti, le armi, le vetture, la città, i paesaggi, è tutto piuttosto vecchio, dato l'idea di un comparto grafico molto vecchio e sottotono per un gioco del genere. Il comparto sonoro è discreto. Per fortuna il gioco non è doppiato in italiano, non oso immaginare che obbrobri sarebbero risultati fuori. Anche se devo ammettere che seguire magari i dialoghi in inglese, leggere i sottotitoli, a volte si perdono magari un po' le reazioni fisiche e del viso di chi ci parla, però tutto sommato se uno mastica un po' di inglese, diciamo che può quasi fare a meno di leggere i sottotitoli. Il rumore delle macchine mi è sembrato un po' strano, perché è un po' troppo simile a molte vetture di GTA 4, solo che 60 anni prima dubito che i motori fossero gli stessi. Mentre per il rumore delle armi da fuoco l'ho trovato nella media, niente di eccezionale, senza infamia né lode, ecco. E come ho detto, il vero problema è la grafica, che comporta a volte dei piccoli rallentamenti del gioco, qualche scattino, qualche calo di frame rate di troppo, secondo me. L'ultimo punto per cui volevo trattare era un piccolo passo indietro al gameplay, da rapportarlo con la longevità del titolo. Allora, la longevità del titolo è piuttosto buona, in quanto i casi di tutte le sezioni che andremo ad affrontare sono parecchi. Però, c'è un però, vabbè, oltre ai casi della storia principale, potremmo, attraverso la radio dell'auto di polizia, individuare altri casi secondari, crimini minori che ci sono per la città, un po' come in GTA 4 le missioni da poliziotto, quando saliamo su una macchina, individuiamo magari un criminale a fare il simbolino sulla mappa, andiamo lì, carneficina, o lo inseguiamo, inseguimenti con la macchina, e poi lo arrestiamo o lo uccidiamo. Tutto ciò una longevità discreta, però dico io, cioè, che senso ha magari poi rigiocare Eleanor sapendo già i casi che andremo ad affrontare, come si svolgeranno? Certo, se magari durante gli interrogatori sbagliamo parecchie domande oppure non troviamo determinati indizi, magari in un certo caso varrà molto scuro e magari
anche il nostro capo nella storia, attraverso il filmato, ci dirà: potevi fare di meglio così, magari potremmo rigiocare quel singolo caso. Però mi chiedo, sapendo bene o male già la linea conduttrice del caso, non è un granché, a mio parere, la rigiocabilità. Secondariamente, la modalità multiplayer, per fortuna dico io, non c'è, però attraverso il multiplayer conta solo per magari durante un caso, attraverso i punti intuito, se vogliamo sapere quanta percentuale di gente ha risposto ad una determinata domanda, ad una certa reazione di uno a cui stiamo sottoponendo un interrogatorio, no, può apparire solo la percentuale. Questo è il multiplayer, diciamo così. E la longevità non è altissima, secondo me, la rigiocabilità è scarsa, anche se con l'aggiunta dei DLC a pagamento, a delle cifre, a mio parere, allucinanti, la Rockstar si propone di, non so, allungare l'esperienza di gioco più di quello che già non sia. Però sapete come la penso sui DLC. Il gioco è uscito da poco, è uscito in maggio, verso la fine di maggio, siamo i primi di luglio, c'è già una caterva di DLC da scaricare, 5, 7, 8 euro e via, via, via. Insomma, ci si può sentire un po' presi in giro, ecco. Questo era la recensione di L.A. Noire. Concludendo, che si può dire? Beh, concludendo si può dire che L.A. Noire sia un titolo interessante, soprattutto per la fase investigativa, per come si ricercano le prove, gli indizi, i testimoni e tutto. Purtroppo soffre di un comparto tecnico, soprattutto la grafica, molto, molto datata, che compromette l'intero gioco, a mio parere, e una rigiocabilità purtroppo scarsa, diciamo, come può essere un po' per un survival horror, diciamo, se i punti che fanno saltare dalla sedia li abbiamo già giocati, chiaramente non ci fanno più paura. Ma questo è un altro discorso. Insomma, L.A. Noire è come un frutto acerbo, diciamo, un frutto che si presenta bene con tutte le varie scritte, Rockstar Games presenta, la Rockstar, la grande Rockstar, però è come un frutto acerbo.